professore, oggi si incontra i pazienti, lei fa parte di una sessione molto particolare, la multidisciplinarietà dell'ematologo. Ecco, lei in particolare ci parla della terapia nutrizionale per pazienti affetti da patologie ematologiche? Io penso che questo aspetto sia un aspetto importante della multidisciplinarietà, fa un po' parte del concetto di prendersi in cura il paziente, che è un concetto centrale di cui oggi parliamo, di cui parliamo da tanto tempo. La nutrizione è molto importante perché il problema della malnutrizione, che vuol dire calo di peso e sarcopenia, cioè riduzione della massa muscolare, è un problema che il malato oncologico, il malato ematologico ha in una percentuale piuttosto alta, e quindi un approccio nutrizionale corretto va fatto, e va fatto all'inizio del programma di cura, durante la cura e nei sopravviventi, lungo sopravviventi. Quindi bisogna rimpostare un po' tutti i nostri programmi di diete e di nutrizione. E penso che uno dei messaggi che cercherò di dare oggi è il messaggio che bisogna anche seguire delle linee guida certe e non innamorarsi di progetti di dieta che magari non ti fanno dimagrire, col concetto che meno mangi il tumore, ma un concetto che può indebolire la massa muscolare e può indebolire il malato stesso. Quindi l'approccio nutrizionale è un approccio molto importante, che deve essere integrato in una sorta di stile di vita del paziente lungo sopravvivenza, del paziente durante la terapia e idealmente nella vita nostra di tutti i giorni. Ci sono degli input che vuole dare magari ai caregiver, ai pazienti? Esatto, io penso che questo, il caregiver ha un ruolo molto importante, perché deve essere di aiuto nella gestione nutrizionale, cioè la nutrizione sta all'ospedale, cioè l'ospedale valuta il paziente, valuta lo stato nutrizionale e fa un programma nutrizionale. E il caregiver chiaramente deve contribuire favorendo, aiutandolo, ma trovando anche delle ricette particolari che possono mantenere un certo livello di gusto, ma che abbiano le proprietà necessarie. Io sulle ricette non sono molto forte perché sono ematologo, però ci sono dei siti dove uno può anche prendere delle ricette interessanti, in modo da mantenere l'aspetto nutrizionale come un aspetto importante, perché ovviamente il malato può avere degli eventi avversi da terapia o da malattia, nausea, vomito, diarrea, gastrointestinali, può avere anche una sorta di inappetenza legata alla malattia, eccetera. Quindi il supporto del caregiver anche in questo ambito è fondamentale.